Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, vacanza finita, eccomi qui a registrarvi nuovi video. Sono appena tornata dalla Sicilia, bellissima vacanza, ma in tutto ciò ho avuto il tempo di fare shopping. Quindi oggi sono qui per farvi vedere i miei acquisti. So che vi piace tanto, non è assolutamente un modo di ostentare se mi conoscete, ma semplicemente una chiacchierata tra amiche. Io adoro sapere quando le mie amiche fanno shopping, che cosa comprano, mi ispiro, mi sfizia tantissimo, quindi tra appassionate ci possiamo capire. Iniziamo da gioiellini, sono pochissimi, esattamente 3. Sull'isola di Vulcano ho preso questo braccialettino che non riesco a indossare se non me lo allaccia qualcuno. È tubolare in acciaio, molto molto bello, color argento, e poi ha, eccola qui, questa pietra a pallina in ossidiana, che appunto è una pietra vulcanica acquistata sull'isola di Vulcano, e si abbina perfettamente a un anello che mi regalò il mio compagno il primo anno che stavamo insieme. Poi invece c'erano le bancarelle, quelle che si trovano la sera, e sono stata colpita da questa collana super colorata e bracciale. Sono collana e braccialino, ve li faccio vedere adesso da vicino. Super colorati, super estivi, mi piacciono abbinati al color panna, al denim, anche al nero perché il cordino è nero. Vediamo se riesco. Hanno tutte queste stelline colorate e dei chanos dorati che suonano. Ovviamente non suonano molto al collo, perché sennò mi verrebbe un mal di testa allucinante, però mi ha colpito tantissimo. Poi vi dirò, l'ho pagato tipo 20 euro tutto, e secondo me è un affare perché è tutto fatto a mano, è veramente troppo troppo carino. Poi ho comprato anche un profumo al duty free. Non ho mai comprato profumi al duty free, ma sono entrata e sentivo un buon profumo, ho iniziato a spruzzare qua e là e ho scoperto che era lui, che è di Antonio Banderas. Lì per lì ho detto: oddio, un profumo di Antonio Banderas, ormai chiunque fa i profumi. Ma vi dirò, si chiama The Icon. L'ho pagato 30 euro il 100 ml, perché l'ho comprato? Perché è veramente buono. È un profumo che non disturba, si sente molto il fiore d'arancio, ma apre fruttato con tangerino, ribes, pera e bergamotto. I fiori in apertura, poi nella parte centrale troviamo un mix di fiori tutti molto delicati, tipo il gelsomino, fiore d'arancio, fresia, lavanda, rosa, che creano questo mix pazzesco. Ma mi ricorda molto la zagara, quindi il fiore d'arancio in generale, questo profumo, quindi lo definirei un floreale dolce. Infatti nelle note di fondo troviamo la vaniglia, la fava tonka, il sandalo e il muschio. Molto buono. Se volete un profumo diciamo piacevole per non spendere tanto, ha un suo lato diciamo molto femminile, raffinato, ma con un tocco di sensualità interessante. L'ho voluto prendere da mettere in collezione perché per me merita. Passiamo all'abbigliamento indossato. Ho indossato tutto, comprese le scarpe, quindi no, partiamo da un vestito. Sono stata in questo negozio multibrand che vende un sacco di brand, tipo Twinset, Simona Barbieri, Levi's, Lujo, Michael Kors, eccetera eccetera, e c'erano degli sconti pazzeschi. Ho trovato un abito molto semplice ma veramente bellissimo, nero, al 70% di Michael Kors. L'ho comprato, ovviamente. Salto un po' di palo in frasca, perché poi con quest'abito vi faccio vedere le due calzature che ho comprato. Non si capisce assolutamente niente, comunque lo vedete indossato. Volevo solo farvi vedere il cartellino, che magari non riuscite neanche a vedere. Comunque, Michael Kors taglia S, costava 250, l'ho pagato al 70%. È un abito midi, freschissimo, adattissimo all'estate. Secondo me è tranquillamente portabile sia di giorno che di sera, non ha troppe pretese, possiamo accessoriarlo anche un po' come vogliamo, e quindi l'ho comprato. Ve lo faccio vedere indossato, per primo con questo paio di ciabattine in vera pelle che costavano 75 euro e le ho pagate tipo 27, 25, non mi ricordo. Comunque sono delle ciabattine con la suola in gomma, tutte fatte in pelle e con queste pietrozze
sul davanti molto carine da tutti i giorni. Questa qui di sinistra mi sento tipo che mi taglia il piede, fatemi sapere se il calzolaio può fare qualcosa perché vorrei sfruttarle. Le ho prese lì ammaliata dalla loro brillantezza del momento, dal prezzo comunque allettante per una scarpa in vera pelle, però mettendole ho notato che mi taglia un po' questa parte qui, dovrebbe essere tipo limata. Il secondo paio di scarpe con il quale vi faccio vedere indossato l'abito è questo sandalo. Io adoro i sandali minimal e cercavo un sandalo con un tacco 7, 7 e mezzo, che è il tacco che io porto diciamo più comodamente, perché poi essendo 8, 9 inizia un po' a farmi male il piede dopo un po', e quindi questo qui era veramente minimal, l'ho preso al 50%, hanno tipo tutti gli strassini qua, anche se le avrei preferite completamente lisce, però vabbè, è proprio minimal. Dietro hanno il tallone, il cinturino alla caviglia e appunto questo tacco leggermente svasato. Queste le ho prese in un negozio che si chiama Passo Passo, qui a Milano non l'ho mai visto, però giù in Sicilia ho visto che c'erano diversi negozi e c'erano anche oro o beige, adesso non ricordo, comunque erano al 50%, da 50 le ho pagati 25, molto belle, molto comode e mi piace il dettaglio del davanti così squadrato. Vediamo il vestito indossato appunto con tutte e due le scarpe, che sfrutterò sicuramente tantissimo. Il brand è Miriana Galanti, non conosco, però mi piaceva. Ne avevo nel carrello uno di Stradivarius simile, ma aveva il davanti più largo, quindi poi ho preferito queste, costavano più o meno uguale, Stradivarius 29,90, e hanno il davanti un pochino più largo e liscio, se vi può interessare. Dopo ritorniamo in questo negozio dove ho preso l'abito di Michael Kors, perché ho preso un pantalone, ma vi faccio vedere due cose che ho preso da In Trend. Il primo, per chi mi segue su Instagram già l'ha visto indossato, perché vi ho fatto proprio un reel dove provavo diversi abiti all'interno di In Trend e vi chiedevo secondo voi quale avevo scelto. Bene, ho scelto quest'abito in taglia, perché veste molto grande, è una taglia 40 italiana. L'abito l'ho pagato, non c'è il, mi pare sulle 60 euro scontati, ovviamente erano tutti in saldo, ed è un abito che voi vedete indossato qui, ma non sono riuscita a tirare su tutta la zip sul retro da sola. È un abito con una manica tre quarti che ha una fusciacca sotto il seno, che si può annodare in diversi modi. A me piace portarla diciamo tipo cashcare, così incrociata e annodata dietro. Ho visto, se non erro, che l'abito è di Max & Co probabilmente, e c'era in altri colori sul sito ufficiale di Max & Co, perché è un modello secondo me continuativo che magari faranno per più anni, quindi se magari lo cercate e non lo trovate da In Trend, l'avevo visto forse verdino, lilla, non mi ricordo, ma era scontato anche sul sito di Max & Co, costava però un po' di più. In ogni caso, un bell'abito midi, anche lui un po' svolazzante sul fondo in modo tale che non va a segnare troppo, e lo trovo bello anch'esso sia da giorno che diciamo da aperitivo, quindi si può adattare. Non ho capito se sta venendo giù il diluvio universale, ma credo che abbia iniziato a piovere e io sono dentro con l'aria condizionata che sto schiattando. Comunque, molto molto bello, ma il pezzo forte è un altro completo. In realtà, passeggiando ho trovato questo completo. È un completo di... sì, sta venendo il diluvio, sono scattati addirittura gli antifurti. Comunque, questo giubbino di Max Mara, sempre da In Trend, era scontatissimo, è tutto logato. A me piace tanto questa grafica di Max Mara. L'anno scorso puntavo un maglioncino, ma costava tipo 500-600 euro e anche in saldo mi sa che non c'è neanche arrivato. Mi hanno tolto il prezzo, ma credo di averlo pagato intorno alle 120 euro, super scontato. È molto bello, l'unica cosa è che è un po' rigido, ma secondo me mettendolo si ammorbidirà un po', però mi piace sia il lavaggio così scuro con la cucitura chiara, così bianca, e mi piace anche il taglio come veste. La taglia di questo è la 44 e c'era abbinato il suo pantaloncino,
che non è che mi facesse proprio impazzire, però non c'era la mia taglia. Arrivata in cassa, però, per curiosità ho chiesto e potevano ordinarla, quindi l'ho ordinata. Ho ordinato sia la 46 che la 48, ma vi dico, ci voleva la 48 perché appunto è abbastanza rigido, cioè non è minimamente elasticizzato. Cosa farò con questo pantalone? Vi do uno spoiler, ve lo faccio vedere indossato e non mi piace, nel senso non trovo il mood giusto per abbinarlo con questo pantaloncino, quindi sto pensando, lo faccio sicuramente, di andare dalla mia sarta di fiducia e farlo trasformare in una bella minigonna a matita, quindi tenere la lunghezza ma renderlo una gonna bella, diciamo, stretta, in modo tale da poterlo utilizzare anche in autunno con un bello stivale anche basso, quindi stivale basso, una bella camicina sotto, sul marrone magari lo stivale abbinato alla cintura, una camicia bianca. E con la gonna lo trovo molto molto più adatto. Comunque il pantaloncino è lui, vediamo, tutto abbinato, e non dona particolarmente questo pantalone. Sicuramente la gonna sarà meglio, anche perché la farò fare come voglio io, però mi piaceva troppo l'idea di questo set coordinato in denim. L'ho visto a una ragazza in centro a Milano, quando ero andata ad un evento, e come una stupida non ho chiesto dove avesse comprato quel set, ma mi è rimasto talmente qui che quando ho trovato questo set in denim ho detto no, lo devo fare. E lei aveva la gonna, effettivamente la gonna è molto più fruibile, ma penso che tipo con, boh, non lo so, 25-30 euro potrei cavare. Ditemi voi se siete più esperte di me. In ogni caso il pantalone l'ho pagato super scontato sulle 65 euro, quindi ci sta. Ultimi due capi che io adesso vi ho abbinato per farveli vedere nel video, e vi dirò, non stanno neanche male. Uno l'ho trovato da Oltre e uno l'ho trovato nel negozio dove ho preso il vestito di Michael Kors, ed è di Esprit. Esprit è un brand di una buona qualità, usa tessuti molto validi, questo appunto in puro lino. Non so se lo conoscete, è venduto credo anche su Zalando, avevo comprato dei pantaloni anni fa, quindi si trova abbastanza facilmente. Questo è il pantalone che era l'ultimo, questo era il 50%, quindi costava 80, l'ho pagato 40, però è fatto veramente bene. Ho preso la 48 e riesco a portarlo anche a vita bassa e niente. E mi piace molto, è un pantalone di un bellissimo lino, non trasparente, che cade giù bene, veste bene, mi piace tantissimo. E vi dirò, fino all'ultimo ero indecisa, lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo, poi onestamente l'ho preso perché mi piaceva troppo. È bello lungo, quindi ve lo faccio vedere anche indossato con il tacco e vedrete come veste bene, ed è fatto veramente bene. Era l'ultimo dell'ultimo colore, dell'ultima taglia, e me lo sono aggiudicato. Lo so, amore, lo sento. Sì, amore, c'è la grande. Sì, c'è la grandine, adesso arrivo, amore. Certo, una granita di grandine. Scusate, Valerio dietro la porta che sente la grandine. Da Oltre c'era una promo, nel senso il pre-saldo, vabbè che Oltre fa spesso delle promo perché è iscritto alla newsletter, e questa è una camicia in denim che costava 80 euro, era al 30%, quindi 55,90, ma se compravi due capi passava al 50, quindi l'ho pagata al 50 perché sono andata con mia cognata e lei ha preso una magliettina un po' particolare, e io invece ho trovato questa bellissima camicia come la volevo io, perché sono rimasta folgorata l'anno scorso all'outlet da una camicia di Liu Jo, gioiello, quindi c'è, cioè, con qualche applicazione, molto slim fit, e cercavo una camicia esattamente uguale, soltanto che da Liu Jo la 42 l'ho provata ma sul seno non allacciava completamente. Ho trovato una 40, aspettate, dovrebbe essere 44, no, una 42 di Oltre, e vi dirò, veste abbastanza bene, tira leggermente sul seno ma metterò un piccolo velcro per tenerla chiusa, ma è esattamente come la volevo, perché è sfiancata, perché è
è elasticizzata, mi piace un sacco il lavaggio intermedio, ha appunto tutti i bottoncini a perla e le tasche gioiello, mi piace, la vedo abbinata tranquillamente, tipo ha dei pantapalazzo con la piega molto eleganti, super eleganti, neri, oppure una gonna e copelle, insomma, per cambiare dalla solita camicia bianca volevo una camicia in denim ma che non fosse over, che vestisse proprio slim fit. Finalmente l'ho trovata e sono sicura che la sfrutterò tantissimo questo autunno-inverno, anche sotto i maglioncini, quindi o sotto le felpe, se ci piace indossare felpe con sotto la camicina e il colletto che si vede, invece del bianco possiamo optare per il colletto in denim. Vi faccio vedere appunto come veste con il pantalone in lino, perché in questo caso rimanevano questi due capi da soli, quindi dovevo accoppiarli necessariamente. Vi dirò che nell'insieme non mi dispiace neanche in quel modo. Tutt'al più anche questa camicia possiamo indossarla con un altro, con un jeans sotto magari di un lavaggio molto scuro e una t-shirt bianca tenendola aperta. È veramente un must have la camicia in denim e vi dirò che io le mie le ho dovute regalare perché non si chiudevano più, quindi ho dovuto sopperire a questa mancanza e con i saldi mi sento di aver fatto dei buoni affari. Questo è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, ma fatemi sapere se ho fatto un buono shopping secondo voi. Vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.